qui siamo alle pendici del Colle Aventino e questa è la piazza dedicata alla statua di Giuseppe Mazzini. Questo è il quartiere residenziale più ricco a Roma e in Italia ovviamente, e prevede diciamo tutta una serie di vincoli urbanistici di ogni genere che non sto a dire. Qui non si costruisce manco un muretto per il contenimento delle dahlie, quindi ecco, questo a dire che c'è, ecco, qui c'è la processione delle delegazioni straniere quando vengono a Roma. Qui giù sullo sfondo si vedono i Colli Albani, che stanno più o meno a una ventina, a 30 km da qua. Oggi è una giornata particolarmente limpida e si vedono perfettamente quello che si vede sullo sfondo là, dietro la bandiera azzurra della FAO, è il Frascati. Quella è la bandiera della FAO, dove c'è il appunto il palazzo della FAO con tutti annessi e connessi per quello che riguarda i coinvolgimenti internazionali di Roma negli affari più o meno puliti della politica geomondialistica. Qui poi vediamo, laggiù si vede il parco delle terme di Caracalla e lì sull'angolo poi tutta una serie di monumenti ecclesiastici, fra cui il Cristo Cristo in Santa Croce, che è quella lassù in cima che si vede. Questo è il palazzo di Diocleziano. Il palazzo di Diocleziano è stato costruito attorno al 290 d.C., quando poi diciamo ci fu la grande crisi istituzionale dell'impero, che poi portò alla condizione della sudditanza dell'impero alla religione cattolica, conquistata con la vittoria di Costantino alla battaglia di Ponte Milvio su Massenzio. Fatto storico che tutti più o meno conoscono abbastanza bene, perché da lì è nato, diciamo, la religione di Stato dell'impero, che fu obbligatoria per tutti, e lì incominciarono le persecuzioni contro i pagani e non contro i cristiani, contro i pagani, con la distruzione dei templi. A cominciare dalla distruzione o l'appropriazione dei templi, che è ancora peggio, ancora più grave. Esatto. No, perché no, poi non solo, tutti la aspetta, tutti dell'antica divinità con certo. Completamente ipotetici, nomi del inventati, cazzo. Santi inesistenti, sì, anche no. Perché non c'è agiografia storica sui primi tre secoli del cristianesimo. Esatto. Quindi è il San Felicio, San Felicino, Papa Felicio I, II, sono tutti nomi ipotetici, esatto, ricavati da scavi successivi a partire dal 1600 in poi. Esattamente. Quindi tutto quello che tutto quello che sappiamo è traslato di almeno 1300 anni. Esattamente. Allora qui siamo sulle magnifiche resta del Circo Massimo, di quello che era, diciamo, l'alveo del Circo Massimo, che naturalmente aveva le due platee, le due sponde del catino, ecco, diciamo così, che erano rilevate, e sullo sfondo si svolgevano i vari giochi, le varie giostre, eccetera. Lascio la parola al maestro Giorgio Vitali, che seguirà nella discussione. Allora, cari amici vicini e lontani, più lontani che vicini, perché ci auguriamo che appunto qualcuno venga a sentire le nostre disquisizioni, noi attacchiamo come nostra abitudine con la rassegna stampa. Aspetta un attimo, laggiù sullo sfondo il Vittoriano, la Torre del Grillo e poi lassù ancora Palazzo Venezia, eccetera, eccetera. Che è la Torre del Grillo e non della Cicala, ricordiamoci. Allora, partiamo con la nostra rassegna stampa, che da questo punto di vista è estremamente interessante. Allora, la Repubblica, la serie, dunque, mercoledì 18 maggio. Eccolo qua. Va bene? Sì, perfetto. Allora,
la UE più flessibilità all'Italia, ma nel 2017 servirà uno sforzo. Allora io sì, vorrei che di espulsione, sì, uno sì, sforzo sì, di quelli noi cercheremo de panza. Esattamente. Cercheremo di espellere morroidi permettendo Renzi sanguinolente, sì, sì, sempre sanguinolente, perché deve uscire sanguinolente Renzi, capito? Dalla cosa. Allora, se in Siria salta la tregua, la fuga sarà inarrestabile. Quale tregua? Appunto. Allora, cari amici, voi lo sapete perfettamente che la crisi in Siria è indotta, intenzionale, è stata voluta da lor signori, e basta conoscere la storia per sapere chi sono lor signori e per quale ragione hanno creato questa crisi in Siria. Voglio ricordare, l'abbiamo già detto molte volte, lo ricordiamo adesso, che la crisi della Siria nasce nell'immediato primo dopoguerra, quando lor signori decisero di spartirsi la Siria. No, quello che era originariamente un mandato francese. No, dopo è venuto. Ah, vabbè. Dopo è venuto. Va bene. Allora, nell'immediato dopoguerra c'è stata una lotta perché lor signori si volevano dividere la Siria. Oh, guardate, è successo circa un secolo fa. Questi si volevano dividere la Siria perché la Siria divisa avrebbe servito per spartirsi il terreno di trasporto del petrolio e del gas. Quindi nel 1920 ci trovavamo esattamente nella situazione di oggi. È passato un secolo. L'Italia si è opposta in maniera pesantissima. Ma per fortuna! Certo, e io all'epoca si faceva una politica seria in Italia. E io ho fatto vedere un testo molto bello, che è un testo scritto da un esperto di politica estera negli anni 20, appunto, dove si sosteneva la posizione dell'Italia che non voleva la spartizione della Siria. È chiaro? La guerra che sta avvenendo in Siria oggi è una guerra che origina dalle stesse origini. Va bene? Lor signori vogliono dividersi la Siria perché attraverso la Siria devono passare una o più gasdotti e oleodotti. Questo cosa significa? Significa che siccome questi oleodotti e gasdotti danneggiano in maniera significativa gli interessi della Russia, è ovvio che la Russia è intervenuta, perché lì l'operazione è di questo tipo. A tutt'oggi noi viviamo una situazione che si era venuta a creare nel primo dopoguerra, e la guerra e la prima guerra mondiale è stata scatenata soprattutto per la spartizione dell'ex impero ottomano in crisi comunque, e la spartizione vabbè, era un dissociamento, un decadimento già per fatti suoi. E la spartizione è avvenuta per volontà di Churchill all'epoca capo dell'ammiragliato. L'episodio della sconfitta Gallipoli, esatto, ricordiamo. No, non solo quella di Gallipoli, lì è stato proprio un errore madornale delle capacità strategiche di Churchill, che Churchill ha pagato perché fu estromesso e fu mandato al fronte francese. Con il grado di maggiore. No, ricordiamoci che la famiglia Churchill è una delle famiglie tipo Rothschild, tipo certamente. Rockefeller. E la dice la parola stessa. Churchill, collina della Chiesa, esatto, ma non della Chiesa questa, della Chiesa di Church, Dio, quella Church, più importante. Church. Abbiamo detto tutto qua. Allora, questo avventuriero, capito, che fu all'origine appunto di quella atroce sconfitta, che fu veramente un'atroce sconfitta. 30.000 morti fra francesi e inglesi. E soprattutto neozelandesi, ricordiamoci, certo, bene, quel bellissimo film che fu fatto, farebbe veramente la pena di andarlo a vedere, con due notissimi attori, di cui non ricordo il nome, e che è facilmente reperibile su internet. Allora, proseguiamo. Come diceva appunto, qualora la Siria, attenzione, perché poi tutte queste cause provocano a cascata delle conseguenze. Se oggi noi dobbiamo subire l'aggressione degli estranei, le cosiddette derivate, esatto, bravissimo, degli alieni, lo dobbiamo proprio perché questa gente sta scappando da quella terribile guerra, che è una guerra molto più terribile di quanto cari amici
voi non possiate credere. Beh, circa 500.000 di morti in 5 anni, mi sembra che è un numero interessante. Che poi dove arrivano questi, tagliano le gole, non è che stanno a scherzare, uccidono, tagliano le gole, impiccano e soprattutto crocifiggono. Come sappiamo, ma sono stati sollecitati e crocifiggano i cristiani, fa piacere agli ebrei. Allora, che non la gente non capisce che questi qui operano in funzione di loro signori, è inutile che stiamo parlando. Proseguiamo. Quei reduci del clan che tifano per Trump. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che si sta scatenando anche il clan. Che cosa è il clan? Klux Klan. Sta riuscendo fuori anche Bones. Eccoli qui. Adesso qui non si capisce se questa operazione è inventata, se questi sono veri, se gli hanno lasciato mano libera per poter fare questa fotografia e per far vedere. Vedete, è Trump che ha suscitato la rinascita. Allora, intanto diciamo che il clan è sempre esistito. Esisterà sempre, perché gli americani, questo sono gli americani, si identificano col Ku Klux Klan. Chi non lo capisce è un coglione. Chi crede che gli americani siano i liberatori, ma quando è uno stronzo, glielo diciamo in maniera palese, va bene? Basta leggere l'articolo 1, comma 8, e lettera A, B, C, D, E, F, G, finché volete, della Costituzione degli Stati Uniti e capite chi sono gli americani. Esattamente. E questo è una, poi continuiamo, questo è un altro numero di Repubblica, questo è bellissimo. No, va detto, capite che sono gli americani, perché gli americani sono egocentrici, è una nazione egocentrica. Esatto, non solo. È autoreferenziale, sì. In cui tutti gli altri sono succubi della sua prepotenza. Ed è questa la cosa che ha determinato i 220 anni di guerra su 243 di esistenza degli Stati Uniti. Esattamente. Allora, bonus bebè. Allora, no, diciamo, questa cosa qui è bene che noi ce ne rendiamo conto, perché c'è, noi abbiamo anche di recente avuto a che fare con uno che è andato in bestia quando gli abbiamo detto che gli americani sono entrati sempre in guerra. Altro che liberatori. Senza dichiararla, perché questo è il loro costume, non solo, perché la guerra, qualora avesse dovuto essere dichiarata, avrebbe trovato contro proprio il Parlamento americano, che non vuole le guerre. Quindi è la classe dirigente americana che fa le guerre e fa tutto sempre lei, facendo credere che dietro c'ha l'intero supporto, che invece non esiste. Il popolo americano da questo punto di vista non esiste. La democrazia non esiste negli Stati Uniti. Assolutamente. Oh, allora, bonus bebè. Allora, guarda bene cos'è questa cosa. È una presa per il culo. Esattamente. Come gli 80 euro. Uguali. Della gente che ci crede. Allora, ai miei tempi io ho potuto allenare. Che faceva il fascismo con le famiglie sopra i 5 figli? Li pagava, gli dava un fracasso dei soldi. Allora, siccome il problema, come è stato riconosciuto anche di recente in ambienti non sospetti, e il problema è quello demografico, questi stanno prendendo per il culo l'intero popolo italiano, perché io ho allevato dei figli con familiari. In Francia una famiglia con 3 figli ha diritto a una villetta di 150 metri quadri più 1000 metri quadri di giardino. Esattamente. Questo gratis, a fondo perduto. Esattamente. Cioè ti dà la casa su cui non paghi manco più le tasse, oltretutto. Allora, facciamo il paragone con i vicini di casa, ecco. A due passi appunto di casa nostra si fanno queste cose e lo stronzo colossale abissale, lo scorfano abissale, questo è peggio, questo è lo stronzo abissale, va promettendo una cifra irrisoria con la quale miseria, nemmeno la cartigena. No, ma è proprio il mendico. Allora, che questo personaggio qui sia il giusto pandan del Papa, lo vediamo nelle dichiarazioni del Papa, perché il Papa, se sbaglia ancora, crede di fare chissà che, no?
e qui ce l'abbiamo. E il pari culturalmente, il pari del signor Renzi, né più né meno. Insomma, un papa così ignorante come lui, fra quelli che ho conosciuto io in vita, non ne ho visto uno così ignorante. Gli altri erano tutti dei geni rispetto a lui. Ma è fuori discussione, questo è proprio, è grezzo. Basta vedere, è grezzo. Basta vedere Benedetto XVI e lui fare un confronto. È un vero grezzo. Allora, non solo, ma è grezzo in riferimento anche a signori papi come Pio XII, ma ti rendi conto? Oppure personaggi infidi, negativi al massimo, però ovviamente di grande cultura, come è stato Leone XIII, Paolo VI. Paolo VI, ma Pio IX. Era infido, era malvagio, era anche pure amico di loro signori, però amico di loro signori da un certo punto di vista puramente sessuale, diciamo così. Leggiamo questo monito, guarda, il troppo monito bello. Di sto cazzo. Monitorizza sta minchia. Ha fatto una cosa che non c'è più qua. Si è messo contro gli animalisti che stanno aumentando a velocità stratosferica, non solo. E poi lui, allora incominciasse lui, capito? Ah, ho fatto un conto. Sì. Allora, c'era una suorina qualche giorno, ieri o l'altro ieri, che andava cercando questuando anche sul web per i poverini, i bambini negri che muoiono sì. di fame. Allora, gli ho fatto un conto. Considerando un valore medio del totale della ricchezza della città del Vaticano, sì. in 3 milioni di miliardi di euro, e considerando che la popolazione africana complessiva attuale è 1.186.178.000 persone, dati 2015, ho fatto il calcolo, semplicemente è risultato che con i soldi del Papa si potrebbero sfermare non i bambini, quelli che stanno fame, che saranno più o meno un 20-30 milioni, no? Quelli che proprio sì. muoiono di fame. Ma si potrebbe sfamare tutta l'Africa, esatto. cioè 1 miliardo e 180 milioni, eccetera, eccetera, per 4.215 anni. Questi sono i conti che servono contro sti mascalzoni, ipocriti, doppio giochisti, fasulli, di questa mentitori. Gente eccezionale. Pensiamo ad esempio a una cosa banalissima, no? Quello che hanno avuto il coraggio di inventarsi per giustificare il potere temporale, no? La donazione di Costantino, ma poi c'è la mente, la turpe. Per favore, vedi che ci danno i soldi, contribuisci anche a te, anche a te, no? È una cosa incredibile. Hanno giustificato per 2000 anni il potere temporale inventandosi che gliel'aveva regalato Costantino, e con ciò che cazzo vuol dire? Qualora gliel'avesse regalato, forse pure vero, prima di tutto che diritto aveva a regalarglielo? Secondo, quando era dei cittadini romani, esatto. Secondo, che diritto avevi tu di prenderlo qualora lui te l'avesse regalato? Capì? C'è voluto Lorenzo Valla nel 1450 giù di lì per dire: ma che cazzo andate, beh, lui, ricordatevi, Lorenzo Valla probabilmente non era un papalino, ma non lui era figurante, ma Dante ci credeva, era portato a crederlo, sì, sì. Quindi, perché lui era un nero, ma era della parte del Papa, perché faceva parte anche lui dell'intelligenza. Ma mi sono andato a studiare, è un discorso molto relativo quello di sono strutture politiche interne, a lui l'hanno fatto ammazzare per strada, quando scappava da Venezia, avvertito che era inseguito dal sicario, e il sicario l'ha beccato perché qualcuno ha fatto la spia. Beh, vabbè, capito? Questo ti immagini. A Venezia le conosciamo, che sono in Veneti. Allora, cari amici, siccome... Ed è stato ammazzato su ordine dal sicario, su ordine del Papa, che mi pare che era Innocenzo III? Non mi ricordo più. Non voglio meno ricordarlo. Ricordo soltanto la famosa invettiva di Dante ai Costantin: che cazzata hai fatto a dare a questa gente il potere temporale? Capito? Più di così l'ha messo nella Divina Commedia. Cosa doveva dire? Invece è importante ricordarsi un'altra cosa, ne parleremo, perché stanno tutti a ricordare le stragi fatte dagli islamici quando hanno conquistato Costantinopoli a fine
del XV secolo. Sì, ma nessuno dice mai le stragi perpetrate dai crociati a Costantinopoli 200 anni nel 1251. Sì, esatto. 1211. Quando sempre loro signori, cioè i crociati. Era, mi pare, la seconda o terza crociata. Sì, hanno fatto le due crociate contro gli albigesi, oltretutto. Sempre lì, e sempre massacri a noi in nome di Cristo. Sempre in nome. L'ho detto qualche giorno fa. Qualcuno paragonava la rivoluzione francese come carnefici in quantità alla Chiesa cattolica. Ho detto no, c'è un rapporto da 1 a 1000. No, 1 a 10.000. Non è possibile. È tutto documentato. Le stragi del primo saccheggio di Costantinopoli sono tutte documentate. Oh, qui abbiamo Corriere della Sera ve lo dico, del 16 maggio, Libia a rischio. Ma rischio per chi? Cazzo, che significa? Hai paura di mandare i soldati? Non te, perché non ti ci fanno andare, perché sanno che tu probabilmente prenderesti qualcosa che era tuo. Certo, e lì stai, e dopo che una volta che sei lì stai. Oh. Poi Di Maio, questo è importante. Ah, questo è troppo bello. Cioè, il classico vigliacco che stabilisce, determina e non si assume le responsabilità. Esattamente. Un perfetto vigliacco. Guarda, tutte le politiche. Stanno facendo la scorta. La scorta a qualcuno. E c'è pure quello in borghese, hai visto? Sì, quello in borghese che sta facendo. Sono andati ad accompagnare qualcuno. Chiariamo bene, chi autorizza Di Maio ad autorizzare le espulsioni di Pizzarotti e compagni? Ad autorizzare Grillo e l'erede al trono, che è il figlio del morto, che non c'ha nessuna capacità di niente, se non il fatto di essere il figlio genetico. Quindi io già più di una volta ho detto che è nata una dinastia. Perché questa è una dinastia. Una dinastia del nulla, perché fra qualche mese o al massimo qualche anno il grillismo sparirà. Non è detto, come però l'uomo, la dinastia c'è. No, però ricordiamoci sparirà. Bene che sono nate in Italia, soprattutto grazie a tanti cavalieri di Ventura, delle dinastie che poi sono rimaste. Ricordiamo ad esempio che i Fugger hanno creato delle dinastie. Fugger di Venezia, ricordiamocelo sempre. Fugger andò a Venezia a imparare l'usura. Certo, ma poi lì si è stabilito, ha imparato bene, esatto, e si è sviluppato e ha diffuso. In tutto il mondo terracqueo, certo. Allora conosciuto. E ricordiamo che Fugger, assieme al Papa, sono tutti e due all'origine della grande rivolta luterana, perché Lutero rimase talmente disgustato da questi traffici schifosi tra Jacob Fugger, detto il ricco. Sì, perché Papa. C'era Jacob, che era il nonno, che era il fondatore della dinastia, esatto, che era una persona un po' più bene, un po' più per bene. Un po' più per bene. Ecco. Era un mezzo povero. Ecco, sì. Aveva i contributi dello Stato. Sì, sì. E rimase talmente schifato negli accordi tra questi due usurai, di questi terribili usurai, che ovviamente l'abbrivio affisse le tavole delle 99. Non solo ha fissato le tavole, Worms, ma ha dato l'avvio alla cattedrale di Worms. Certo, ma quello è stato, diciamo, il fatto emblematico che ha scatenato poi la luterana della Chiesa. Che all'origine ci sono le beghe del Papa assieme agli usurai. Quindi quando oggi noi diciamo che quest'uomo qui, questo che governa la Chiesa oggi, Bergoglio, è un usuraio che opera assieme agli usurai che hanno sede nella City di Londra, e Wall Street. No, ma anche qua, anche lì, la vedete quella bandiera lì? Quella più giù in fondo, blu? Sì. Ecco, quella lì è una bandiera di usurai. Esattamente. Falla vedere meglio, se possibile. Eccola laggiù. La bandiera usuraia, aspetta che la faccio vedere meglio. Eccolo là. Quello è uno dei centri di poteri mondiali, come l'ONU, come il WTO, l'FMI e così via.
tutte cose che nessuno conosce mai, no, nessuno ma mette in, correlazione mai. Uno mi dovrebbe poi spiegare, no, com'è possibile che una società delle nazioni, che si chiama ex società delle nazioni, no, quindi, quindi dei popoli, si sapeva esattamente sì, chi era, però società delle nazioni, che poi si è trasformata nel 48 nell'ONU, nell'ONU. Sì, come cazzo fa una società delle nazioni ad avere nel suo consesso uno stato che non è una nazione, che ha 400 abitanti, esattamente, e che però c'ha diritto di voto esattamente come una nazione che ce n'ha 400 milioni o 1,5 miliardi come la Cina. Noi dobbiamo ricordare che lo stato della Città del Vaticano è lo stato che ha il maggior numero praticabile e utilizzabile di ambasciatori, ci sarà una ragione, sì, no? 180 ambasciatori, cioè uno stato che ha 1,400 abitanti, che però c'ha 180 ambasciatori, è una cosa folle, cioè nessuno dice niente. Io al posto di fossi un ambasciatore all'ONU di uno stato che, di africano, che ha 300 milioni di abitanti, andrei a porre la petizione, la fiducia su una cosa del genere. Chi sono questi? Che cazzo vogliono? Oh, allora, guardiamo qui che è molto bello. Non so, dico cazzo, ma 2000 miliardi, per modo di dire, 2000 miliardi. Ma vi rendete conto? Allora, No, però è emblematico che Repubblica, che secondo me è il 17 maggio, il 17 maggio, l'altro ieri, pubblica una notizia che noi stiamo dando da decenni. Sì, vabbè, ma non 2000 miliardi è roba da ridere. È roba da ridere. È un bruscolino. Esatto, però cerca di sminuire, C'ha un cazzo lungo così. Sì. Ma fino. Sì, sì, non entra da nessuna parte, nemmeno nei culi delle suore, capito? Hai capito? Te rendi, ai vescovi basta proprio un patrimonio da 2000 miliardi. Miliardi di che? De che? De scorregge. Capito? Mascalzoni e basta. Qui un'altra fotografia molto bella, eccola qui, quella della fotografia, fai vedere. Ah sì, fotografia egizia. Certo. L'Egitto si è messo contro loro signori. E gliela fanno distrutto. Pagare. E gli hanno distrutto. 50% in meno di turismo. Esatto, eccolo. La risposta ce l'hai. Ieri sera è stata una delle botte terminali. Eccolo. Capito? Allora, sta al gioco. E chi è? No, sta al gioco, ma non completamente al gioco come vorrebbero loro. Esattamente. Ma tanto lo sanno benissimo come stanno le cose, lo sanno benissimo. La posizione del governo egiziano di oggi è chiarissima. Noi dopo leggeremo anche un altro articoletto simpatico, ma questo è molto importante, attenzione, questo è una minaccia indiretta. Questo mi sembra una buona notizia, nonostante non tutto. Non è una buona notizia, se una fosse minaccia indiretta. Certo, se fosse portata in maniera organica e virtuosa sarebbe una buona notizia. È una minaccia molto chiara. Allora, questi qui se la sono presa con uno che obiettivamente ha fatto una causa che era meglio che non faceva. Però noi abbiamo capito il messaggio, cari amici. Non volete che vengano fatte le cause. E addebitate agli avvocati, e gli avvocati non hanno la forza e il coraggio di reagire perché non l'hanno mai avuta. Branca dei vigliacchi e dei mascalzoni. E addebitate agli avvocati quello che è la crisi della giustizia italiana, perché la crisi della giustizia italiana, vorrei che lo dicessi tu i numeri te li ricordi, io non me li ricordo. Allora, all'anno in Italia ci sono sempre pendenti fra civili e penali circa 9 milioni di procedimenti. Se ne aggiungono tutti gli anni 3 milioni e tutti gli anni vengono archiviati 3 milioni. Quindi la dimensione rimane statica oramai da 20 anni. Fatto che gli avvocati fanno causa del cazzo, non è vero. Infatti, ce n'è uno. La cosa importante da dire in tutto questo è che di queste 3 milioni in realtà poi se ne celebrano di processi circa 350.000 all'anno. E ciascuno dei 14.700 giudici
riesce a esperire circa 19 cause l'anno. Esattamente. 19 questo... procedimenti l'anno. Sì. Quindi praticamente si fanno le pippe dalla mattina alla sono sera. Gli analfabeti, cioè no, sono incapaci, incompetenti, antistacanovisti, mafiosi, corrotti. Questi sono. Mi venissero a denunciare. No, venissero... li abbiamo denunciati noi. Sì, quindi che vogliamo di più? Allora, qui leggiamo i dati perché capito, l'operazione l'abbiamo capita. Allora, le cause pendenti in Italia, ultimi 12 mesi meno 8,5%, sai che oggi processi penali aperti, 3,4 milioni, ecco, attorno ai 3 milioni, ultimi 12 mesi più 0,5%. Processi penali, cosa significa? Che buona parte dei peccatori e gente che sono dei delinquenti sanno perfettamente che se la vanno scampata, non colpiti, eccolo qua. Allora, te lo dico io, la percentuale di colpiti è circa lo 0,50%, cioè su 100 delitti mezzo delinquente viene condannato, cioè uno su 200 delitti. Ci sono i dati statistici, eccoli qua. Eccoli qua, ecco, uno su 200 delitti. Beh, io sono quelli proprio del Ministero della Giustizia, certo, quindi ancora più, ancora più durata più dettagliata. Media di un processo rilevata dalla Commissione Europea Civile e Penale. Non è vero, perché in questo Italia ci mettono solo i procedimenti esperiti, infatti, non quelli che vengono. Infatti, comunque lo diciamo, ecco, che è esattamente il doppio della media europea, comunque sia. Certo, certo. Comunque sia, anche se è falsificato. Solo, ma c'è anche il dato relativo al fatto che gli italiani, a norma delle leggi vigenti, se fanno causa perché il procedimento sia penale che civile va oltre i limiti accettabili, fanno ricorso, ma il ricorso dura ancora di più dei procedimenti per cui si fa ricorso. Quindi questa è la realtà di questo caso. Abbiamo comunque la nostra Costituzione, sì, faccio qualcuno in questi giorni ha detto a proposito della Costituzione che era una bella Costituzione, sì, no? In teoria sì, no, ma come Costituzione, no, teorica. Io poi adesso non è il caso, ma poi faremo una video proprio espressamente sul tema della Costituzione, sì, che è una, sì, cosa che pochi diciamo conoscono nella maniera, esatto, opportuna, capito? Esatto, esatto. Va bene? A conclusione voglio leggere, perché questo qui è una rivistina interessantissima. Questa è una rivista che è stata pubblicata, non so se ancora è pubblicata, anche ritengo di no. Il direttore è stato un grande sociologo italiano, della facoltà di sociologia dell'Università di Roma, Domenico De Masi, e questa rivista è questa qui. Allora, questo qui è del 2003, pensate, esattamente 13 anni fa. C'è un articolo che mi piace in un certo modo far vedere, perché Rita Di Leo, che è una sociologa che si intende di geopolitica in maniera eccellente, ha sempre scritto degli articoli e dei libri di cui consiglio la lettura. Professoressa Rita Di Leo, leggerò una paginetta perché sono considerazioni, ricordate che questo è stato scritto per un numero del 2003 e quindi immaginate oggi a 13 anni di distanza. Europa, addio o arrivederci? Già lo scriveva allora, Né i consigli di Blair né il dissenso del mondo intero riescono a influenzare Bush. Che possibilità l'Europa di condizionare la più grande potenza strategica militare del mondo, manovrata da uomini d'affari e da ideologi neoconservatori? Le premesse dell'Iraq. Le avanguardie anglo-americane erano alle porte di Baghdad il 3 aprile 2003.
mentre arrivava a Bruxelles il segretario di Stato, la colomba Colin Powell. Ufficialmente Powell veniva per incontrare i ministri degli esteri europei allo scopo di superare i contrasti precedenti la guerra all'Iraq e trovare un'intesa sul dopoguerra. Nella realtà l'ex generale Powell aveva chiamato a rapporti i leader politici europei per verificare di persona quanto la facile vittoria imminente avesse consolidato la credibilità della grande potenza che aveva voluto la guerra e l'aveva fatta da sola contro tutti. Sono capaci tutti a fare la guerra contro l'Iraq, maledetti assassini. E dunque Powell aveva comunicato ufficialmente che i vincitori sul campo di battaglia avrebbero comandato sul territorio conquistato, sui suoi tesori, sui pozzi di petrolio, sulla popolazione. Gli sciiti, i sunniti, i curdi, i caldei. Quindi abbiamo quattro etnie e quattro religioni. Le organizzazioni internazionali avrebbero avuto poca voce in capitolo. E del resto il peso dell'Unione Europea si evinceva dalla sede dell'incontro chiesta e ottenuta da Powell, la NATO, il braccio armato dell'America sul suolo europeo. Più chiaro di così si vuole. In pochissimi mesi gli equilibri, anche formali, nelle relazioni internazionali erano infatti rapidamente mutati, e precisamente da quando nel settembre 2002 lo stesso Powell e poi Bush si erano recati alle Nazioni Unite. Il Presidente e il Segretario di Stato degli Stati Uniti erano andati a chiedere il permesso del resto del mondo per l'invasione dell'Iraq, sicuri di ottenerlo per il semplice fatto di averlo chiesto, e invece non lo avevano ottenuto. Guardate com'è cambiato il quadro. Oggi gli Stati Uniti si sono permessi di far cacciar via il presidente di un piccolo paese, chiamiamolo piccolo, come il Brasile, e mettersi al posto suo un uomo della CIA. Non solo. Un uomo della CIA è un ministro dell'economia israeliano. Che cazzo ci sta a fare un ministro israeliano in Brasile? E il governatore della Banca Centrale del Brasile, certo. Israeliano, con la famiglia di Israele, che ogni tanto... Che va avanti indietro con l'aereo, avanti indietro. Esatto. Mi auguro che qualcuno ci metta una bomba, cazzo, su quell'aereo, per dire. Io comunque su quell'aereo non ci sarei mai. No. Ah, guarda, si vede Rocca di Papa, guarda, in cima. Si vede Rocca di Papa, guarda. Allora, laggiù in fondo. A guidare e organizzare il fronte del no erano stati i francesi e i tedeschi, con i russi solo un passo più indietro. Guarda com'è cambiata la situazione. Persino gli staterelli africani non si erano lasciati convincere da prestiti e minacce americane. Plateale era stato l'applauso con cui il 14 febbraio 2002 l'Assemblea delle Nazioni Unite aveva sottoscritto il rifiuto della guerra per bocca del ministro degli esteri francese, portavoce della vecchia Europa. Siamo nel 2002. No, ma questo sa a dire che quando c'è un popolo prepotente non ne frega un cazzo delle leggi internazionali, dei trattati internazionali, delle decisioni. Adesso sono tutti appecoronati, all'epoca no, erano soltanto 14 anni fa. Certo, lo so. Plateale era stato l'applauso con cui il 14 febbraio 2002 l'Assemblea delle Nazioni Unite aveva sottoscritto il rifiuto della guerra per bocca del ministro degli esteri francese, portavoce della vecchia Europa. Per l'America di Bush l'esperienza avuta all'ONU nell'autunno-inverno 2002-2003 è stata la spartiacque tra il suo passato di sceriffo riluttante o di impero benevolente o di nazione indispensabile, secondo le più note definizioni di politici e di opinion makers, e il suo presente di superpotenza che intende agire come tale alla luce del sole. In questo suo presente il confronto con l'Europa è divenuto inaspettatamente rilevante. Per la leadership repubblicana al governo del paese il successo dell'offensiva politica europea all'ONU
era la prova che il mantenimento soft delle pretese di autonomia dell'Unione Europea era stato un errore, che l'approccio filoeuropeo della precedente amministrazione, quella di Clinton e dei suoi advisor, aveva finito con il mettere gli Stati Uniti in difficoltà dinanzi al mondo. Dopo Maastricht i rapporti tra Bruxelles e Washington avevano avuto due facce. Nell'una c'era un generico orientamento favorevole alla leadership democratica, per quanto indicava che l'integrazione europea fosse la più completa e rapida possibile. Nell'altra c'erano guerre commerciali, la scelta dell'euro e piccole e grandi riflessioni politico-strategiche che si complicarono con la guerra nel Kosovo. Quello che è successo nel 2003 alle Nazioni Unite per l'Iraq è stata la risposta degli europei a quello che era successo nel 1999 nella contrapposizione sul Kosovo. È il caso di ripetere ancora una volta per i nostri lettori quale cartina di tornasole è stato per gli europei il Kosovo. Io vorrei chiudere qui, perciò mi dovrei prolungare molto. C'è un'ultima frase che voglio sottolineare, perché noi stiamo adesso subendo il trattato economico commerciale interatlantico TTIP, TISA, FATCA, eccetera eccetera, e non è solo il TTIP, esattamente. Cosa che noi abbiamo denunciato già 2, 3, 4 anni fa, quando nessuno si era permesso di dare retta a quello che denunciavamo noi. Nessuno continuerà a dare retta perché siamo completamente succubi e sottoposti, ma il cambiamento della politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa è stato anche quello dovuto a questo fatto, cioè loro hanno capito perfettamente che cercando di fare una politica soft si lascia all'Europa un minimo di libertà, che qualcuno alzi la testa dalla merda per dire no. Allora adesso non ce lo permetteranno più, perché non avranno i loro uomini stile Renzi che governeranno i singoli governi e che diranno sempre di sì, come quei burattini di legno che fanno. Finché gli dicono bene, finché gli dice bene. Finché è affettato che gli dice bene. Chiudo qui questo. D'oltreoceano la prospettiva di un'Europa politica, di una moneta unica, di un esercito comune, di una carta costituzionale che mirava ad andare oltre l'esperienza degli Stati Nazioni. Si trattava solo di chiacchiere europee. Ora, che cosa è successo? È successo che le hanno fatte. Hanno fatto la moneta unica, ma la moneta unica è gestita da Lusiglio. Ecco come è stato il Per fortuna che sta saltando. Sì, piano piano sta saltando. Ma ricordiamocelo, se salta la moneta unica sarà la nostra liberazione. Noi stiamo la contenti. Nostra liberazione. Quando vi diranno, cari amici, con Dio cosa succederà? Oddio, che succederà? Allora, bene, di tutto il meglio. A voi, a Draghi e a famiglie. Seguiamo qua con la panoramica sopra il Circo Massimo. Questo è il belvedere Romolo e Remo, come vediamo, e laggiù ci sono i resti della parte della platea e della curva, e laggiù sotto la torre ci stanno scavando anche adesso e hanno ritrovato tutta una serie di importanti residui, ancora resti diciamo ben conservati, incredibilmente, nonostante tutte le razzie di 3 o 4 secoli di rapina. Che a Roma, parte dei Romani, ricordiamoci, del Papa e dei Romani e dei principi della Chiesa, ricordiamoci sempre che sono loro. Allora ragazzi, anche per questa volta chiudiamo qui, alla prossima, ciao a tutti. Ciao a tutti. A tutti e a nessuno.